Parmigiano-Reggiano delle vacche rosse perché è più buono, è più saporito, ha dei sentori migliori, è il top. Facciamo tre uova intere. Abbiamo i nostri spinaci che sono stati precedentemente lessati, che andiamo a tritare. Mettiamo il nostro soffritto di sedano, carota e cipolla. Pochissimo olio. Andiamo ad aggiungere i nostri spinaci. E facciamo insaponire a fuoco medio. Aggiungiamo alle nostre tre uova 3 cucchiai di parmigiano delle vacche rosse, un pizzico di sale. Andiamo a miscelare, non serve montare il composto. Un cucchiaio di ricotta. Ovviamente io ho utilizzato la ricotta sempre derivante dalla lavorazione del parmigiano reggiano delle vacche rosse. Un cucchiaio di besciamella. Al composto così preparato andiamo ad aggiungere gli spinaci che abbiamo fatto insaporire. Il nostro composto per lo sformatino è pronto. Il composto all'interno e gli stampini poi li andremo a mettere in forno a 180 gradi. Andiamo a preparare la nostra fonduta di parmigiano reggiano. 250 grammi di panna. Portiamo a una temperatura di circa 60-70 gradi, non deve assolutamente bollire la panna. Andiamo ad aggiungere il nostro parmigiano reggiano. Andiamo a mescolare sempre a fiamma spenta per ottenere una crema della consistenza liscia. Questa è la consistenza della nostra fonduta di parmigiano. Sformiamo ora i nostri sformatini. Mettiamo la nostra fonduta di parmigiano sul fondo del piatto. Mettiamo al centro il nostro sformatino. Appena appena un pochino di insalata croccante. Le scaglie di parmigiano reggiano delle vacche rosse. Il parmigiano reggiano lo utilizzo da, allora, ne ho 50 da 49 anni. Partiamo, come tutti i risotti, da una base di burro, ovviamente utilizzeremo il burro delle vacche rosse, che faremo sciogliere, mezzo cipollotto. Facciamo, come si dice in gergo, sudare la cipolla e aspettiamo quei 10 minuti necessari affinché la cipolla si sciolga piano piano nel burro. Andiamo a inserire il nostro riso. La dose, 50 grammi di riso a persona, quindi 4 persone, 200 grammi di riso. Alziamo leggermente il fuoco e muoviamo la padella per far brillare, ovvero il chicco di riso deve diventare quasi del tutto trasparente. Questo è il momento in cui andremo ad aggiungere il nostro liquido. Inseriremo il nostro brodo vegetale precedentemente preparato, sedano, carota, cipolla, aglio e 2 o 3 pomodori. E facciamo assorbire piano piano il liquido al nostro risotto. Mentre il nostro riso sta cuocendo, abbiamo precedentemente sbollentato del riso nero Venere. Andiamo a inserire la prima dose di parmigiano reggiano. Servirà a conferire una certa consistenza al nostro risotto. Ecco, 3 cucchiai abbondanti di parmigiano, ovviamente delle vacche rosse, e andiamo a mescolare. Nel frattempo abbiamo i nostri elementi coloranti che creeranno l'arcobaleno di colori nel piatto finale: il riso nero, della polvere di spinaci disidratata, la polvere di curcuma. L'altro elemento colorato sarà una salsa fredda di pomodoro che andremo a preparare mettendo dei pomodori, possibilmente dei ciliegini o dei datterini, dell'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, qualche foglia di basilico e dell'acqua. Utilizzando il nostro frullatore a immersione otterremo questa salsa di pomodoro crudo. Procediamo a questo punto alla mantecatura vera e propria del risotto. Aggiungiamo quindi ancora un poco brodo, una noce di burro freddo, altri 2 o 3 cucchiai di parmigiano reggiano. Vedete, cambia aspetto e consistenza, diventa cremoso. È leggermente filante per effetto della doppia mantecatura. Andiamo a impiattarlo.
cerchiamo di dare una forma circolare al nostro riso. I chicchi di riso venere, la nostra salsa di pomodoro, la nostra polvere di curcuma e la nostra polvere di spinaci. E questo è un risotto arcobaleno alla doppia mantecatura parmigiano reggiano delle vacche rosse. Il formaggio nella cucina tradizionale emiliana, il parmigiano, la utilizziamo sempre, il cappelletto, la lasagna, il tortello verde, ma anche nelle ricette innovative. Prepariamo ora la nostra insalata invernale, utilizzando ovviamente il parmigiano delle vacche rosse, e sarà un'insalata di verdure tipicamente invernali, la verza, la zucca della Belga, finiremo con delle mandorle, dei capperi leggermente tostati e ovviamente il nostro parmigiano reggiano. Partiamo dalla zucca, prendiamo un pezzettino di zucca, lo andiamo a decorticare, lo taglieremo a fettine piuttosto sottili. Ovviamente la zucca da mangiare soltanto cruda così rimarrebbe un po' indigesta. E allora gli faremo fare una rapida cottura in forno a 170 gradi, ma prima andremo a cospargerla con un pizzico di sale, un filo d'olio extravergine, qualche foglia di rosmarino. Inforniamo nel nostro forno a 180 gradi. Dopo circa 20 minuti di cottura, quarto d'ora 20 minuti, otterremo questo risultato. La verza che è stata precedentemente lavata, andiamo a fettare sottilmente la nostra endivia belga. Ora andremo a tostare leggermente i nostri capperi. Un filo sempre d'olio extravergine, portiamo a temperatura. A questo punto inseriamo i capperi. E lasciamoli andare per qualche minuto. Le nostre mandorle, che andremo sempre a tagliare leggermente e che andremo a inserire insieme ai capperi a tostare leggermente. Quando le mandorle avranno preso qualche punto brunito leggermente sui lati e i capperi saranno abbastanza aperti, è il momento di toglierli dal fuoco. Nel frattempo andiamo ad assemblare la nostra insalata. Andiamo a mettere quindi un filo d'olio sul fondo, spargiamo la nostra endivia belga, cominciamo a inserire le nostre chips di zucca tostata al rosmarino, ancora un filo d'olio, un pizzico di sale, cominciamo con qualche cappero, qualche lamella di mandorla, il ciuffo della nostra verza e delle scaglie ricavate dalla nostra punta di parmigiano reggiano delle vacche rosse, disposte in maniera abbastanza armonica, e la nostra insalata è pronta. Il formaggio in cucina perché fa parte del nostro DNA, una cucina italiana senza il parmigiano non è una cucina italiana. Due ingredienti soltanto, parmigiano e pepe. Abbiamo i nostri tonnarelli, che è una pasta tipica fatta in casa, all'uovo, di sezione quadrata, quasi uno spaghetto alla chitarra, che andremo a lessare in abbondante acqua salata. Andremo a mettere del pepe un mestolo di acqua di cottura della pasta. Portiamo a cottura al dente i nostri tonnarelli. Scoliamo i nostri tonnarelli al dente e andiamo a inserirli fuori fuoco nel nostro pepe, come abbiamo visto, e acqua di cottura. Accendiamo il fuoco e cominciamo a far cedere l'amido alla nostra pasta, e quando vedremo l'ebollizione del liquido sottostante spegniamo il fuoco e aggiungiamo velocemente il nostro parmigiano. A questo punto, sempre velocemente, andiamo a mescolare. Prendiamo un mestolo e impiattiamo il nostro tonnarello. Terminiamo sempre con una spolverata di pepe e ancora un pochino di parmigiano.
Questa è una ricetta semplicissima. La forza del Made in Italy è la nostra conoscenza, il nostro amore, la nostra passione. Noi viviamo e amiamo gli ingredienti. Dosi sempre per 4 persone, 3 uova intere. Andiamo a batterle leggermente, un pizzico di sale, delle erbe aromatiche miste, 200 g di parmigiano reggiano delle vacche rosse macinato e 150 g di pane grattugiato. Andiamo a inserire all'interno dei bastoncini di parmigiano reggiano. Andiamo a formare le nostre polpettine e al loro interno le nostre bacchettine di parmigiano. Passiamo le nostre polpettine in alto pane grattugiato. Andiamo a friggerle in olio abbondante, molto caldo. Dovranno soltanto assumere una colorazione dorata all'esterno. Avremo magari l'accortezza di utilizzare una salsa per accompagnarle. Ecco qui. Ho imparato a fare il cuoco dalla mamma. Un buon cuoco in cucina deve portare il proprio amore e la propria passione. Cosa non deve fare? Non deve fermarsi mai. Il parmigiano reggiano di una razza autoctona come la reggiana, perché? È perché è il massimo. In cucina gli ingredienti sono il massimo.